Questa è una vera e propria patologia, quella degli incidenti sul lavoro, che dipende però esclusivamente da quella che è l'agire dell'uomo. Qui non ci sono virus o batteri o cellule che si trasformano. Qui è l'uomo che produce lavoro e nel momento in cui si lavora non si può perdere la vita per quello che uno sta facendo. E quindi è un lavoro di prevenzione, di organizzazione e soprattutto di formazione. Perché troppo spesso chi si avvicina ad attività lavorative, soprattutto nell'ambito dell'edilizia o nell'ambito anche dell'agricoltura o di altre iniziative di questo genere, incomincia a lavorare senza conoscere quelli che sono i rischi. Abbatteremo il numero di incidenti e anche gli incidenti mortali soltanto se c'è un vero gioco di squadra tra tutte le istituzioni e le parti sociali. Oggi qui siamo in una manifestazione di straordinaria importanza perché parla ai giovani, parla al mondo della scuola. Serve la formazione, serve la cultura della sicurezza. Stiamo sviluppando con la Regione Lombardia un progetto molto importante sulla sicurezza della mobilità, perché purtroppo tantissimi incidenti mortali accadono proprio in mobilità, nel trasferimento tra il luogo di lavoro e la casa e viceversa. Areu ha una storia importante come agenzia dell'emergenza urgenza proprio per intervenire in qualunque situazione si manifesti un'emergenza, anche purtroppo negli incidenti del lavoro. La nostra ambizione è quella di imparare da ogni singolo evento. Per noi è importantissimo tracciare ogni evento, raccogliere tutte le informazioni possibili e quando possiamo le trasformiamo in elementi di formazione all'interno del nostro mondo. Noi formiamo gli operatori, ma abbiamo una raccolta di informazioni molto importante che mettiamo a disposizione di tutto il sistema, perché da ogni evento, anche il più tragico, si possa imparare qualcosa. Sicuramente il tema della sicurezza è centrale, è prioritario non solo in Lombardia ma credo sul territorio nazionale. Tutti i giorni ascoltiamo notizie di morti sul lavoro, quindi l'investimento su questo tema non può che vederci in prima linea come organizzazioni sindacali. Noi siamo convinti che sui temi della sicurezza sul lavoro non si fa mai abbastanza e bisogna mantenere sempre molto alta l'attenzione. Stamattina noi abbiamo puntato sul nostro stand unitario proprio sui ragazzi, abbiamo avuto una partecipazione molto attiva, proattiva, che questo ci fa ben sperare, però ci dice anche che c'è tanta bisogno di informazione. L'informazione e tutte le attività di prevenzione sono fondamentali per fare in modo che questo, anche sui giovani, cioè proprio a partire dalle scuole, l'aspetto educativo, l'aspetto culturale sono centrali e unitariamente con CGL WIL è un'importante attività che noi promuoviamo con le azioni eccetera, e Regione Lombardia su questo in ottica di informazione e prevenzione deve investire per fare in modo che poi sia un qualcosa che si porta avanti nel tempo sempre.